La tana del ferito, oh oh oh. Ciao Broderigno. Comunque era bella questa domanda del posto più assurdo. Vorrei sapere anche gli acri, tu dove? Facciamo una roba collettiva. Vabbè, se volete un posto strano, cioè tipo una volta una volta scopato dentro un armadio, raga. Cioè, è una roba che dico, ma come cazzo ho fatto, raga? C'è un armadio stretto, poi sono uscita stata, è stato brutto. Wow, però l'ho fatto perché doveva essere fatto, capito? Stava dentro, quindi scopiamo l'armadio. Alla Grande Fratello, per non farsi vedere che si scopavano dentro l'armadio, no? È stato orribile. Grande. Tu, Diego? Io una volta mi hanno fatto una sega e ero a fianco mia madre. No! No, dai! Stranissimo. Troppo. Vabbè. Rubino? Io una cosa figa che mi è piaciuta è i bagni di Romix. Ma scusa, ma i cessi chimici quelli là, no, c'è il toy toy. Hai visto dietro? Ah, sì, sì. Stanno i bagni. Ah, è vero, ci sono i è vero, c'erano i bagni veri. Ma cioè, Romix di che anno, David? Mi sa che era secondo anno che ci andavo. 2018? Perché il primo c'era Sceffo che ho incontrato e tutto, mi pare il secondo anno, sì. Quindi 2018? Penso sì, non mi ricordo. Quello che c'ero anch'io. Stavi parlando tanto con CV Show. CV Show. Ciao, è una mia amica. Comunque, sempre. Io volevo lasciare la mia per ultima perché la mia è molto particolare. Mm. Ok. È stato un bel po' di anni fa. No, ma non manca più nessuno. Manchi te, Simone, infatti. Io non... Ma tu devi partecipare, sennò non hai più diritto di fare le domande. Qual è la domanda? Cioè, il posto più strano dove l'hai fatto? Boh, da Castorama. Cosa? Che da Castorama? Ma come t'è venuto? Sì, Castorama. Vabbè, credeteci o non credeteci, tanto quello che dico io non viene mai preso seriamente, ma da Castorama. Scusi. Ero andato per un motivo, sono tornato con un altro. Vedo anche un po' di domande. Cos'è Castorama? È tipo un brico. Posto tipo brico. Sì. Se stavi a costruire la casetta, bravo. Sì, tipo... Vabbè, prima i tubi, ti ha questo prima, tubo. Prima monto te, poi la roba. Gli ha fatto la incollata, bravo. No, ma vabbè, è un'esperienza molto criptica. Scusami, ma nel bagno o tra i corridoi? No, ero nel reparto piante, perché c'era il giardino. Quindi potenzialmente ripreso dalle videocamere. Ma in realtà non potenzialmente, ma volenterosamente. Ah, ok. Quindi era quello che mi aveva eccitato un sacco, il fatto che ci fossero le videocamere e qualcuno che mi guardasse. Delle strane perversioni. Hai visto qui puoi montare e tu hai preso la lettera, hai fatto bene. Esatto. Va bene, Lediona e Christian, giusto? Jody, manca il posto. È vero. Ha detto un po' di anni fa, non l'ha finita. Alle Terme di Milano, con a fianco della gente. Vabbè, minchia. Ah, ok. È normale? Anch'io lo fa. Al mare, se c'è qualcuno vicino, è uguale. No, io proprio con una coppia di anziani vicino. Sì, che magari hanno anche partecipato. È difficile anche che ti si alzi, comunque, sinceramente. No, non guardavo gli anziani, però... Non guardavo. Beh, per durare di più poteva essere comodo. Era la stanza del sale, quella no, di legno, oppure quella con i letti d'acqua? No, senza letti, era proprio dentro all'idromassaggio. Tipo la tattica, che duravi di più, ogni tanto ti giravi e guardavi... Esatto, c'è stata... perché quando sei in acqua puoi nasconderti un po', perché, esatto, perché... così sei abbracciato. Sì, abbracci e poi in realtà... Sì. No, più che altro perché io penso che se è veramente così normale, non so quanti liquidi diversi ci siano dentro quelle acque. Sì, grazie, pensavo di andarci settimana prossima. Tu hai le terme, torni e sei incinta, tipo. No, comunque io sogno di fare sesso con davanti una vecchia pelosa sbragata. Ma schifo. No, ma non con lei, ma per poter ogni tanto guardarle, capito? Cioè, capito, se magari ho bisogno di durare un pochino di più, do un attimo uno sguardo, al posto di pensarla ce l'hai davanti. Questa roba la penso anche io, secondo me funge davvero. Sai, io sa cosa penso invece? Io penso alle partite di calcio, penso proprio palla al centro,
fischio dell'arbitro, iniziano la partita, immagino il centrocampo che la passa indietro, tutti i giri. Aiuta? Sì, Zocher, cos'è? Sì, una partita di calcio, mi immagino, all'inizio, quando si impostava un attimo il tutto. Certo. Fine primo tempo cosa fai? Come? Alla fine del primo tempo. A 45 minuti ho sborato già. A volte. Bellissimo. Pier Silvio, e vuoi non comprare questo format incredibile? Sì, è un format molto, no, molto family friendly questo, sì, effettivamente. 45 minuti è tanto. Dai, io devo dire anche Diego Nasca, che dipende dalle sostanze che nel corpo. Vabbè, Cristina, tu... Che cazzo? Vabbè, non voglio entrare in dinamiche strane. A me Diego mi ha regalato una roba l'altro giorno. No, no, aspetta, attenzione, no, nel senso, ti ricordi cosa mi hai dato l'altro giorno? La droga? No, 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 non è nessuna, no, non è una sostanza stupefacente. Sì, me lo ricordo. Perché non l'hai regalato anche a me, Diego? Perché ce ne aveva solo uno. È rimasto quello. Preservativo? No, no. No, 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 no. No, una cosa divertente. Comunque prende con cautela, ma è divertente. È una cosa che ho comprato in Turchia da riportare agli amici. Così se dici così, ha già capito tutto, anche perché c'è la clip di Tegamino che vola su YouTube. Ma poi me l'hai fatta vedere pure a me, ho capito. Per Viagra? Oh. È sì. Tipo un Viagra naturale che c'hanno in Turchia. No, vabbè, detto. L'hai provato? No. Io no. Cosa? Io sì, sì. Che è successo? Stavi sfogato, è un eccitante naturale. È un eccitante naturale che non è come il Camagra, è naturale appunto. No, è il Camagra. Non è come il Viagra, volevo dire. Scusate. Ok. Che è naturale, non è come il Viagra appunto. E niente, è un eccitante, quindi stai più... come posso dire, quindi se lo prendi e la tipa poi ti balza, minchia, alla fine, cioè, sì, cioè, ti cazzo, no, tra le pareti, devi prendere una torta o un panino del McDonald's e via. Tu devi prenderlo quando mancano, cioè stai ai una mezz'oretta, no, stai ai preliminari, ma non puoi farti vedere fai... mentre lo prendi, no. Vabbè, ma lei è felice poi che lo prendi, ma raga, ma una domanda, ma se una ragazza prende sta roba pillina, no, non far vedere. No, il Camagra può essere preso anche dalle ragazze, il Viagra... Cosa succede? Diventi... Ti cresce. Ti si rizzano i peli se li hai. Ti ho detto quello che succede col Camagra, col Viagra non lo so, se indurisce il clitoride diventa un pisellino. Dai, via ragazzi! No, ma scusa, ma che immagini ci dai? Ma dai! Non lo so che succede. Comunque, se trova sto Camagra, divertente. Divertente. Quante volte l'hai preso, Diego? No, una o due volte. Ah, una volta così per ridere, per vedere che succedeva. E la seconda? E la seconda è... Per performare. Sì. È performare. Sì, no, ma la tipa era un'amica mia. Ha detto, lo prendo uno io, uno tu e vediamo. E? Minchia. Avete sbavato. No, però... Col Camagra succede che se una volta... rimane duro come prima. Davvero? Ci provo. Ma lo compro. Ma dove si compra? Ma la tipa cosa ti ha detto, Diego? La tipa ha notato No, la tipa non ha parlato per due mesi. Una miseria. Madonna. No, però in realtà adesso non facciamo che... disinformazione. In realtà è un farmaco legale che si può acquistare. Certo. Okay? Naturale. Integratore. Basi naturali, tutto quanto, che ha comunque lo stesso principio attivo del Viagra. E che in realtà è indicato per chi ha la disfunzione erettile, non è che è una roba che vi dici dai, prendiamoci un po' di Camagra. Cioè, nel senso, è comunque da prendere con cautela, perché ci sono degli effetti collaterali lievissimi, molto più lievi rispetto a Viagra. Però attenzione, cioè comunque è un medicinale, ragazzi, non è che è con prendere goleador. Poi Diego Nasca è punk, quindi cioè Diego Nasca è punk. In realtà come l'aria, ma no, non lo so. Se non sono con lei, se non mi sento più me, non voglio stare immerso nelle pagine dove te dicevi che non mi hai, ma che cosa vuoi che faccia? Ma no, non voglio spazi, ma no, mi manca un bacio però.